Radio Radicale, siamo con la deputata della Lega, Giorgia Andreuzza, che è stata assessore provinciale, credo al turismo, della provincia di Venezia, per parlare di quello che è accaduto in questi giorni nel capoluogo veneto. Allora, oggi Conte è andato lì, il proprietario della Risbara ha detto che la sua presenza non serve assolutamente a niente. Allora, lei, se dovesse un po' ragionare su quello che si sarebbe potuto fare dall'anno scorso, quando alla fine di ottobre mi sembra avvenne un disastro di una portata inferiore, ad oggi che cosa si sarebbe potuto fare, soprattutto ripensando ai ritardi del MOSE? Ma allora, innanzitutto credo sia un po' difficile per tutti capire, se non si è provato, quale sia la fragilità di Venezia e anche il disagio che procura chi abita e lavora a Venezia. Teniamo presente che magari i veneziani sono anche già preparati e abituati a una normale acqua alta, diciamo così, che però nel tempo abbiamo visto essere aumentata, e con questi due eventi eccezionali, quest'ultimo in particolare, a creare dei disastri in cui veramente nessuno poteva essere preparato. Per cui i danni, che mi pare insomma possono aggirarsi intorno a 1 miliardo, sono sicuramente veritieri, per non pensare anche a conseguenze successive per rimettere in piedi anche tutte le attività e quello che esiste. Che si parla di Venezia e dell'importanza su cui bisogna intervenire a Venezia da tanto tempo. Per questo Venezia ha avuto la legge speciale, e su questo c'è, cioè, lo strumento della legge speciale di Venezia, che finanzia anche infrastrutture, va sicuramente riattivata, io dico anche potenziata, per cui quello che si poteva fare di più prima era anche su questo strumento che già esiste intervenire, cioè ricordarsi che Venezia ha uno strumento ad hoc e utilizzarlo in tutte le occasioni. Per quanto riguarda il MOSE, sappiamo che l'opera ormai è alla fine, perché siamo, mi sembra, al 96% e devo dire che se si chiede a chiunque dice: ma perché è ferma? Allora, ho capito bene, tutte quante le opere sono state finite, manca la sperimentazione. Allora, manca qualcosa. Io sono andata a fare la visita al MOSE lo scorso anno per vedere come stavano ultimando, e stavano ultimando la parte, credo, elettrica di tutti i condotti sotterranei, cioè, per cui sono scesa a 20 metri sottoterra per vedere proprio. E appunto la scadenza, che è fissata a breve, diciamo, nell'arco di un anno, era determinata. Però i rallentamenti di cantiere, che sono anche un po' visibili, comunque in una situazione di commissariamento, di gestione, sicuramente quello che è successo al MOSE ha anche creato dei freni, però non lo possiamo giustificare a quella che è un'urgenza, perché se aspettiamo, cioè questa volta è andata così, ma poteva andare molto peggio. Cioè, per cui assolutamente bisogna procedere velocissimi. Ci sono i problemi di manutenzione per quello che riguarda queste cerniere che devono alzare le paratie, che rimanendo ferme ovviamente hanno, tra il salso del mare e la sabbia, però sono cose che sappiamo che ci sono e bisogna assolutamente farle, cioè mettere le risorse, già mi sembra che ci siano per la conclusione del MOSE, ecco. Servono i soldi per la manutenzione, la Lega farà un emendamento dove chiederà che vengano stanziati 100 milioni all'anno per quanto riguarda la gestione del MOSE, e si tratta solo di fare e non rimanere fermi. Allora, c'è una tassa d'ingresso a Venezia che non pagano i veneziani o i veneti, che serve diciamo anche a finanziare il MOSE? Allora, teniamo conto che il MOSE è un'opera nazionale dello Stato, è stata creata per salvare un patrimonio mondiale, perché comunque Venezia è una città mondiale. È stata creata una tassa, è stata inserita nella legge di bilancio l'anno scorso, ora la stanno modulando, stanno cercando. Però non possiamo, non è che dobbiamo confondere il tutto, nel senso che quella è un'opera e come tale, nel momento in cui è stata pensata, lo Stato deve anche pensare come finanziarla e fare in modo che funzioni e sia sostenuta. Poi, per quanto riguarda la tassa sui turisti, che probabilmente verrà utilizzata anche per altre cose che diciamo i turisti in qualche modo gravano nella città, su quello sarà il comune che deciderà. Però una cosa che sicuramente il sindaco di Venezia assieme alla regione Veneto, diciamo che sono gli enti più vicini al territorio, finora sono sempre stati poco coinvolti, cioè
è stata un'opera arrivata da lontano e gestita con un certo distacco. Io credo, ma posso dirlo anche per l'esperienza che ha avuto il Veneto, anche nella gestione commissariale, penso del governatore Zaia per quanto riguarda la tempesta Vaia, altre opere, dobbiamo in qualche modo dare mandato a chi è vicino al territorio di poter dire la sua e dare delle indicazioni importanti e se possibile accelerare. Senta, un'ultima questione che è un po' più a margine. Ieri molti hanno ironizzato sul fatto che c'era questa seduta del Consiglio regionale sui cambiamenti climatici, sul quale la Regione aveva dato parere negativo, e poi mezz'ora dopo che l'hanno votata è arrivata l'acqua e sono stati tutti quanti costretti ad andare a Treviso. Vabbè, insomma, adesso non si può né ironizzare, insomma, lì è successo un caso. Io so che era prevista un certo picco di marea e poi si è verificato un evento eccezionale, per cui il Consiglio regionale, come altre attività, possono essere preparati, perché cioè, io da persona che ha vissuto a Venezia so che a Venezia spesso devo andare con gli stivali e può capitare. C'è stato un evento eccezionale e soprattutto che ha superato il limite. Dobbiamo anche dire che il limite che ha raggiunto è veramente alto, superiore a quello che può in qualche modo anche il MOSE stesso andare a bloccare. Per questo serve intervenire velocemente. La città soffre, soffrono i veneziani. Bene, la ringrazio, grazie a Giorgia Andreuzza della Lega. Grazie.